c'hanno tutti faccio, dai. Ecco, sì, quella parola lì. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Non so se si può dire, ma alla fine la parola era proprio quella, con due Z, sì. Sono qui per strada a Gressoney, c'è un signore che sta scattando una foto del meraviglioso Monte Rosa dalla strada principale e una macchina, una Tesla, deve rallentare un attimo, quasi fermarsi per permettergli di completare lo scatto. Vedo attraverso i finestrini un'area un po' scocciata. Ho superato entrambi, sento la voce del signore alle mie spalle che dice: c'hanno tutti una faccia, dai. C'hanno tutti una faccia così nera, anche quello lì c'ha una macchina che varrà 100.000 euro e dovrebbe essere sempre sorridente, c'ha la faccia, dai. E non è mica torto, interessante come spunto. Perché a volte c'è bisogno di avere intorno facce sorridenti. Non sempre, si è inteso, perché ci sono dei momenti in cui vogliamo una diversa dimostrazione di empatia. Ma una faccia che sorride può provocare effettivamente due reazioni. Una antipatica. Ma che cosa ci avrà da sorridere quello sempre che io sono qui tormentato? Vabbè, ma è un effetto collaterale, è un effetto che deriva da quello che può essere l'animo umano. Ma negli altri può invece invitare nuovamente al sorriso, a riconsiderare la situazione, a ripensare quel particolare momento. Sempre meglio sicuramente che una faccia di qualcuno scuro, arrabbiato, incavolato con il mondo, sempre pronto a scattare, sempre pronto a difendere i propri diritti. Chissà quali sono poi tutti questi diritti. Non dico che non ci siano, ma sono davvero tutti e così tanti? Buongiorno, buongiorno e buon caffè.